ragazze! Oggi sono qui perché voglio recensirvi il fondotinta di MAC Pro Longwear. È un fondotinta che vi anticipo è diventato il mio preferito da un po' di tempo ormai. Si può acquistare all'interno degli store MAC monomarca o all'interno degli stand che si trovano per esempio alla Rinascente in questi centri commerciali. Ha un quantitativo di 30 ml e un PAO di 24 mesi. In commercio ci sono tantissime colorazioni perché è proprio un fondotinta professionale, quindi ci sono colorazioni a sottotono rosato o comunque giallo. La mia colorazione è la NV20, anche se ogni tanto la mischio con una colorazione un pochino più scura, perché sì, ho comprato anche la colorazione più scura per usarlo anche d'estate e poi vi spiegherò perché. Il prezzo vira sui 30 euro. È un po' altino, ma nemmeno tanto, considerando comunque che è un fondotinta, secondo me, di alta fascia. Vi mostro prima di tutto l'applicazione. Allora, come vedete io applico il fondotinta prima con le mani e poi lo picchietto con la spugnetta, uso la Beauty Blender e devo dire che questa è la mia applicazione preferita. A volte preferisco renderlo più leggero mischiando al fondotinta un po' di crema idratante. Il fondotinta diventa meno pesante, più morbido e più confortevole anche sulla pelle, quindi se non c'è un alto bisogno di coprenza o comunque se non si ha bisogno dell'effetto super matte, super opaco, va benissimo anche questa seconda opzione. È un fondotinta secondo me a coprenza media, si può modulare nel senso che si può rendere anche meno coprente, come detto mischiandolo con la crema, però poi nel momento in cui lo applicate lo vedete che è non difficile da stendere, però quasi, perché c'è bisogno di diverso prodotto e sfumarlo abbastanza bene. Io in realtà con poche gocce riesco a far tutto, perché vado a usarlo puro nelle zone dove ho qualche rossore in più e lo diluisco, diciamo così, nelle zone dove non ho rossori o non ho particolari problemi. Il finish loro lo definiscono opaco, però io devo dire che sì, è opaco, ma in realtà mantiene una certa luminosità, almeno sulla mia pelle, non è quello opaco farinoso, no, è un opaco comunque che secondo me rimane comunque abbastanza luminoso e satinato, diciamo così, però è perfetto per, secondo me, per le pelli grasse, perché rimane proprio asciuttissimo sulla pelle. Questo è il motivo per cui lo uso tanto d'estate, perché con questo fondotinta Pro Longwear, perché è proprio a lunghissima durata, si fissa sulla pelle e anche quasi anche senza mettere, si potrebbe anche non mettere la cipria, e vi dura fino a sera, dura tantissime ore, rimane sempre questa sensazione di asciutto sulla pelle. A volte però preferisco renderlo un po' meno secco, come vi dicevo prima, diluendolo con la crema idratante. Quindi, alla fine, questo fondotinta è perfetto per chi vuole una lunghissima durata, per chi vuole un effetto opaco, no transfer, che si fissa sulla pelle e anche quasi senza mettere la cipria dura tutto il giorno senza lucidare. È veramente un fondotinta fantastico, tanto che è diventato il mio preferito. Naturalmente questo secondo me ha i suoi pro però anche i suoi contro, perché ho notato che a lungo andare, applicandolo tutti i giorni, questa lunghissima durata stressa un po' la pelle, quindi io lo uso solo per esempio il sabato, per uscire qualche volta a settimana, non lo userei invece
tutti i giorni perché è proprio un prodotto professionale che va usato in determinate occasioni quando c'è bisogno di una determinata, quando hai quella necessità, magari il sabato, magari quel giorno della settimana in cui vuoi l'effetto wow, wow, però non tutti i giorni perché secondo me stressa troppo la pelle. Comunque rimane il mio fondotinta preferito e in questo caso voglio dare anche un voto come fa Clio. Per questo fondotinta il mio voto è 9, 9 perché è veramente quasi perfetto, mi piace moltissimo. Fatemi sapere se lo avete provato e ci vediamo al prossimo video, ciao!